Amici rossoneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed, buona domenica delle palme a tutti, buona domenica ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi una live atta a regalare questo bellissimo cappellino, eccolo qua che è un po' che mi gira intorno sulla scrivania, sulle poltrone eccetera eccetera. Oggi lo regaliamo, quindi ragazzi, potete ascoltare in diretta l'estrazione, ho già qua tutti i bigliettini, estrazione fatta un po' alla vecchia maniera, non troppo tecnologica, ma vabbè, ci ho messo 10 minuti, un quarto d'ora a preparare i bigliettini, mi raccomando. Allora, questa volta, siccome non ho ricevuto messaggi, come spiegavo, perché il cappellino va regalato agli abbonati oppure a chi faceva iscrivere almeno una persona, qualche iscritto c'è stato, ma non so se è stato fatto, se è stato invogliato da qualcuno di voi per poter partecipare a questo contest, o se si è iscritto così da solo, quindi ovviamente non so che nome mettere in palio per l'estrazione. Comunque, se qualcuno di voi vuole partecipare a questo contest, possiamo aggiungere subito anche il suo nome, basta l'abbonamento, se qualcuno lo vuole fare, perché ormai ci sono solo gli abbonati che possono partecipare. Prima che finisca questo contest, se qualcuno si abbona, lo inserisco dentro anche a lui, e quindi sarà fantastico partecipare alla vittoria, alla vincita di questo bellissimo cappellino, ovviamente originale. Ma vengo subito a salutarvi, scambiamo due chiacchiere, vedo subito Loris che è abbonato e quindi parteciperà, ovviamente il tuo nome è dentro in questi bigliettini, anzi dopo ve li dico tutti perché li devo mettere in questa bellissima insalatiera dal quale poi estrarrò il nome fortunato. Quindi saluto Loris, ciao Loris, benvenuto. Gabriel Gamer è tornato, grande, ciao Gabri. Poi Cautar, ciao, grande Checco, ciao. Tra l'altro Checco è il finanziatore di questo contest, ovvero ha comprato lui il cappellino che metteremo in palio, che vincerete oggi, quindi grazie a Checco potete
apprezzare questo contest. Grazie Checco. Allora, poi Bedri Besciottai, ovviamente like già, ecco, bravo, fate tutti come Bedri, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, mi raccomando. Livio Pellizzari, ciao, benvenuti, dai che siamo in 20. Roberta Vitulo, anche lei abbonata, anche lei parteciperà ovviamente all'estrazione. Come parteciperà all'estrazione anche il mio grande amore Irina Pruger, perché lei è abbonata a Stella Rossa, addirittura abbonata da quando ho aperto il canale, ovviamente, mia moglie, e questo è amore, ragazzi, questo è amore. Allora, quindi Vincenzo Staffa, un altro che parteciperà, Giulia, tra parentesi Sara, tifosa del Napoli, ciao Giulia, benvenuta. Mi raccomando, i nuovi si iscrivano al canale, non costa nulla, non costa assolutamente nulla. Mentre chi vuole partecipare lo può fare ancora a questo contest, basta che faccia l'abbonamento al canale e quindi parteciperà automaticamente. Dunque, ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Nick Pemai, grande. No, Cautar, tu questa volta non ci sei perché non hai più fatto l'abbonamento, ho visto. Irina, sì, è giorno di lutto purtroppo per gli accadimenti in Russia, per quello che è successo, una grande tragedia, pazzesco, pazzesco. Non ci sono parole per definire questa situazione, veramente brutta, veramente brutta. Grazie a te Giulia, mi raccomando, quelli che non sono iscritti, Cautar, no, non ci sei nell'estrazione perché non sei abbonata, ormai ho l'estrazione è per solo abbonati. Adesso tra poco dico tutti i nomi, così chi viene nominato sa che parteciperà a questo bel contest. Il cappellino, vi faccio vedere il cappellino, ragazzi, molto bello. È vero che adesso ormai stiamo andando verso il caldo, però insomma non ho mai avuto tempo di insomma regalarlo prima. Comunque l'inverno torna sempre, quindi potete metterlo il prossimo inverno se non lo mettete questa volta. Loris dice buongiorno a tutti, che bella sorpresa. Sì, no, l'ho buttata su un po' così veloce perché sennò veramente lo regalavo chissà quando questo cappellino. Ragazzi, vado subito a dire i nomi, dai, facciamo in fretta così non vi porto via tutta la domenica. Allora ragazzi, adesso vi dico i nomi, poi li metto qua dentro e poi farò l'estrazione. Stavo pensando di fare prima tirarne fuori 10, ridico i nomi, poi facciamo 5, ridico i nomi e poi ne tiro fuori 3, perché come al solito magari chi vince non si vede più, o magari che ne so, qualsiasi cosa. Abbiamo anche il secondo classificato e il terzo, per cui niente, che se non lo prende il primo lo prende il secondo. Molto bene, dai ragazzi, vi dico subito i nomi, partiamo con, e poi li mettiamo nell'insalatiera. Allora, Alessandro di Bad Drivers Groane, eccolo qua. Poi va bene, ve li faccio leggere, vi fidate, no? Vi faccio leggere poi quelli che estraggo. Poi Guido del Sarto, poi abbiamo Giuseppe Bondi, poi abbiamo Vincenzo Staffa, poi speriamo di non aver perso qualche bigliettino, Piero 74 AC Milan. Sono 40, ragazzi, 40 fratelli rossoneri, o anche di altre squadre, credo, che parteciperanno. Osore! Gitte dall'Austria! Poi abbiamo Massimo Sfiller, ciao Slimani, benvenuto. Poi abbiamo Roberto Leone, Anna Tedone,
Renat Haus. Poi abbiamo Zanazza Christian. Poi abbiamo Tommaso Bottino. Ciao Magic Mike, ecco lui è Magic Mike, è uno dei fortunati che l'altra volta ha vinto la maglia originale del Milan. C'è ancora dentro anche lui, potrebbe vincere anche il cappellino, ma insomma sarebbe una vera botta di sederino. Maurizio Longhi. Roberta Vitulo. Irina Pruger. Ricky dal Canada. Fabrizio Sandoli. Federico Tarabella. Gabriella Radice. George Mifsud. Stefano Bonelli. Ciao K-Team. Speriamo che tutti tornino sani e salvi. Forza Milan. Roberto Damasi. Vediamo se riesco a aprirlo questo. Allora. Carlo Leggi. Loris, eccolo qua Loris. Leonardo Occhino. Mediolanum. Oscar Cupola. Pizza con Galapenos. Giovanni Di Mari. Gianni Decomino. Andrea Zanazza. Ivan Bianchi TV. Ho saltato qualcuno? Vincenzo, buongiorno Vincenzo. Ma Vincenzo chi? Ah sì, Staffa, l'avevo salutato. Poi Gianni Decomino. Oh, ma ragazzi, Gianni Decomino l'ho scritto due volte. Aspettate perché... Ah sì, ragazzi, Gianni Decomino l'ho scritto due volte, quindi uno lo tolgo. Mi deve essere sbagliato. Gianni Boy. Magic Mike. Marcun 84. Michele Rubinel. Samuele 2012. Virgilia Licciardi, eccoli qua. Allora, questi sono quelli che parteciperanno all'estrazione. Allora, adesso funziona così. Ne estraggo 10 che sono quelli che rimarranno in gioco. Diamo una bella mescolata. Ecco qua. Adesso ne
Colliamo ancora, vedete, eccoli qua. Allora, adesso ne estraggo 10. Questi 10 qua sono quelli che continuano con l'estrazione. Poi ne estraggo 5 e poi 3. E quei 3 lì saranno quelli che vinceranno. Ovviamente il cappello lo vince uno solo. Il secondo o il terzo vinceranno se... Luca, se non erro, mi hai messo due volte. No, ho messo due volte Gianni Giacomino. E infatti l'ho tolto. Ok, ne sono di nuovo, perfetto. Allora ragazzi, 10, 5 e poi 3. Perché dicevo, se poi quello che vince non si fa sentire, non si fa vedere, ovviamente si passa al 2 e di conseguenza si passa al terzo estratto. Quindi passiamo subito alla estrazione dei 10 nomi, ragazzi. Allora, primo dei 10. Aspetta che mescoliamo meglio. Allora, primo dei 10, non guardo neanche. Ciao Carlo Baldini. Allora, parteciperà Roberto Leone. Lo mettiamo qua. Poi ciao Pietro Narbone. Ciao, buona domenica delle Palme. Poi parteciperà Irina Pruger. Non lo faccio apposta, ragazzi, ve lo giuro. Poi parteciperà Gianni Decomino. Poi parteciperà Roberto Damasi. Poi parteciperà Renataus. Mescoliamo ancora. Poi parteciperà Ivan Bianchi TV. E siamo a 3, 4, 5, 6. Questo è il settimo. Max 53, ciao, benvenuto. Ragazzi, chi non è iscritto si iscriva al canale. Ecco, Guido del Sarto, vediamo se partecipa. No, questo è Piero 74 AC Milan. Comunque anche il nome di Guido del Sarto è stato fatto. Mescoliamo, prendiamone un altro. Allora, Fabrizio Sandoli. Massimo Sfiller. Ultimo nome, ragazzi, ultimo nome. Chi vuole partecipare, mi raccomando, può fare l'abbonamento. Ultimo nome, ultimo nome. Loris, eccolo qua, tra i 10. Allora, questi qua sono quelli che non parteciperanno, quindi svuotiamo, mettiamo qua. Eccoci qua. Allora, adesso i 10 li inserisco nella insalatiera. 10 persone che possono partecipare all'estrazione, cioè dalla quale verranno estratti. Allora ragazzi, chiudiamo gli occhi per bene. Rullo di tamburi, ne estraggo 5, ragazzi, ne estraggo 5. Allora, vediamo. Renataus. Poi vediamo ancora. Fabrizio Sandoli. Roberto Damasi, e siamo a 3. Ne mancano 2.
Mescoliamo bene, ragazzi, perché non voglio inciuci. Gianni De Comino e siamo 4. Mescoliamo, mescoliamo. Loris, Loris. E sono 5, ragazzi. Togliamo gli altri. Ragazzi, ne sono rimasti 5. Rimettiamo questi 5 nell'urna. Ecco qua. Vedete che cadono. Tac. Allora, facciamo così. Adesso ne sono rimasti 5. Cosa facciamo? Ne estraggo... estraggo il vincitore, ne estraggo 3, fra i 3 il vincitore. Come facciamo? Ditemelo voi, dai. Partecipate a questa situazione. Oh, Sam Feriani, ciao! Vabbè, direi di estrarne 5. Di estrarne... no, 5 sono già questi. Di estrarne 3. E poi fra quei 3 tiriamo su il vincitore. Dai, facciamo così. Ah no, se ne tiro su... no, se ne tiro su 3, però poi ne ho bisogno di 3. Ah no, allora facciamo una bella roba. Scusate, sto ragionando. Allora, facciamo così. Adesso, tra questi, tiro su il vincitore. Ah, ne vuoi... Carla Ubaldini, io ne starei 3. Ok, allora ne estraiamo 3 e poi fra quei 3 estraiamo quello che vince. Poi ovviamente in quei 3 ci sono quelli che vinceranno se non si presenta quello estratto. Dai, facciamo così, ne estraggo 3. Allora, siete pronti? Siete pronti? Chiudiamo gli occhi, strizziamoli, vediamo. Loris parteciperà fra i 3. Fra i 3, molto bene. Poi prendiamone un altro. Fabrizio Sandoli. Ta-na-na-na-na-na. Preso. Roberto Damasi, ragazzi, Roberto Damasi, togliamo gli altri 2. Allora, adesso estrazione finale, ragazzi. Sono rimasti, tra i 3 sono rimasti Loris, è rimasto Roberto Damasi ed è rimasto Fabrizio Sandoli. Quindi adesso li metto dentro, faccio mescolo per bene e vediamo chi salta fuori. Vediamo un po' chi salta fuori, ragazzi, eccoli qua, vediamo un po'. Rullo di tamburi, estrazione. Allora, ecco, ce l'ho in mano, ragazzi, non lo apro ancora. Questo è il vincitore, ragazzi. Allora, questo qui è il vincitore. Se il vincitore non si fa vivo, dirò i nomi degli altri 2 che a scalare vinceranno loro se non si fa vivo, come è successo nel caso di Magic Mike, che lui era arrivato secondo, addirittura terzo. I primi 2 non si sono fatti vivi e hanno perso la maglietta originale. Allora, ragazzi, qua c'è il nome del vincitore di questo bellissimo cappello originale, ragazzi, originale del Milan, questo bellissimo cappello. Rullo di tamburi, ragazzi, apriamo il biglietto, il cappello secondo contest del canale va a Loris e vince Loris. Ecco qua, si vede bene. Loris ha vinto il cappello. Vediamo chi gli altri 2 erano. Allora, beh, Loris è già qua, mi sembra, quindi grande, ha vinto in diretta. Poi è rimasto Fabrizio Sandoli ed è rimasto Roberto Damasi. Ma io non penso che ci siano bisogno di questi 2 perché... Ciao Raffaele Bernardi, ciao caro. Perché Loris ce l'abbiamo qua in diretta, per cui...
Allora, sei contento, Loris? Fammi sapere se sei contento, dai. Eccolo qua, grande Loris. Mitico, il cappellino. Grande, 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 grande. Allora, mi dispiace per... mi dispiace per tutti gli altri, ovviamente, però faremo, insomma, faremo altri contest. E mi raccomando, abbonatevi al canale, lasciate un like, iscrivetevi. Grande! sei stato fortunato, Loris, dai, sei stato fortunato. Chiedo il VAR, Luca, non ho vinto niente. No, tu non eri tra gli estratti perché ci voleva... In questo caso la io chiedevo, perché a me non piace chiedere soldi, certo sono, sono ben accetti se uno si abbona, è un bel piacere perché insomma tra... insomma qua abbonamenti è per vedere le partite, luci, consumi, cavoli e mazzi, qualche soldino fa sempre comodo, no? Però io non chiedo mai soldi, certo, siccome avevo chiesto per fare questo contest di far iscrivere qualcuno e dirmi chi l'aveva fatto iscrivere, e avrebbero partecipato gratuitamente, però nessuno mi ha scritto nulla e allora ho dovuto fare il contest, ho scelto, mi sembrava la cosa più, più naturale, più giusta, farlo tra gli abbonati, per cui... ho fatto questo contest non per attirare soldi, ma per perché dopo quel discorso lì c'erano anche gli abbonati, perché poi se qualcuno tira fuori anche un euro è cioè è giusto che abbia un riscontro, perché insomma tira fuori un euro o due, quindi va bene anche gratificarli. Stefano Grilli, ciao, sai Luca, mi sono già comprato l'uovo della Juventus. Bravo Stefano. Pietro Narbone, ci vediamo domenica senz'altro. Oh, iscrivetevi al canale ragazzi, perché oltre alle live ci sono anche i video che faccio ogni tanto, quindi andate a vedere anche i video, fatemi sapere cosa ne pensate. Allora Loris, quindi nella domenica, qua questa domenica delle palme, sei stato fortunato direi, hai vinto il cappellino, eccolo qua. Ovviamente mi devi dire dove spedirlo, perché io non so dove abiti, quindi ho avuto fortuna come cugine, esatto. Quindi allora o mi mandi un messaggio su Instagram, o se no anche a questo numero qua che vedi in sovraimpressione, dove... Luca, ho bloccato Loris. In che senso hai bloccato Loris? Ciao Cristian! Ciao, 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 ciao! Allora Loris, mi devi dire o sul numero che c'è in sovraimpressione oppure su Instagram, dove vuoi tu. Mi mandi nome, cognome esatto, indirizzo, così ti spedisco il regalo, il premio. Va bene Loris? Direi che ci siamo. Dammi un cenno se va tutto bene. Quindi o al 379-109-1899 oppure su Instagram oppure sulla pagina Facebook, non so, dove vuoi tu, o anche sotto un commento. Vabbè, il commento poi vedono tutti dove abiti, meglio per la privacy di no. Però sul numero che vedi in sovraimpressione va benissimo, è WhatsApp. D'accordo Loris, aspetto il tuo indirizzo con il nome per esteso per inviarti il regalo. Giovanni De Socio, ciao Giovanni, ciao Lucato, sono passato per un saluto, come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene, abbiamo fatto il contest e Loris è stato il vincitore del cappello, quindi dai, tutto bene. Va bene ragazzi, questa live direi che può volgere al termine. Buona domenica in famiglia, auguri per la Pasqua, per tu, vabbè ci vediamo poi prima della Pasqua sicuramente,
Però buona domenica, ci vediamo prestissimo. Iscrivetevi al canale, lasciate un like a questa live e andate a vedere anche i video, lasciate i like, insomma fate, condividete anche, perché ragazzi io vi ricordo che sono sotto osservazione per lo strike, per cui insomma mi stanno un po' frenando il canale, purtroppo lo sto notando, però se voi condividete, insomma fate iscrivere amici, parenti eccetera eccetera, mi date una mano anche in questo periodo. Lo strike dovrebbe finire fra 35 giorni, quindi insomma un po' devo dannarmi ancora un pochino per uscire da questa situazione, e quindi vabbè, aiutatemi voi ragazzi. È stato bello, sono contento che Loris abbia vinto, anche perché è una persona molto generosa, ricordo che spesso fa donazioni, per cui è andato in buone mani il cappello, ne sono veramente contento. Grazie a Checco che ha messo a disposizione questo premio, quindi grazie anche a Checco che è lo sponsor di questo regalo. E Loris, aspetto nome, cognome, destinazione, città, la via, tutto per bene, con il cap eccetera, così vado in posta e ti spedisco questo bel regalo. Ragazzi, per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica, grazie, è stato bellissimo, stavolta ho fatto in fretta così non vi ho portato via troppo tempo, ci vediamo in una prossima live, ovviamente ci vediamo domenica per la prossima partita contro la Fiorentina, nel frattempo tante tante belle cose, ciao a tutti ragazzi, ciao. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
I've been all around the globe trying to protect your soul.